Carlo Guarini. Vi ricordiamo di spegnere i telefoni cellulari e di fare attenzione che i bambini non si sporcano dalle balaustre. Vi ricordiamo inoltre che al termine dello spettacolo sarà possibile ritirare una nuova scheda dell'iniziativa Piccoli Critici Musicali. Buon spettacolo! Questa mattina con le musiche è una storia scritta e musicata da mamma e padre e alla storia. La nostra storia si svolge nel sud della Spagna, in Andalusia, in un mulino. In questo mulino vivevano un mugnaio, una mugnaia, marito e moglie. Lei si chiama Frasquita ed è bella come il sole. Lui si chiama Lucas, e tanto la moglie è bella, tanto lui è brutto, goffo e butterà. Vuole insegnare ad un merlo a cantare le ore. Sono le due. No, no, no. Però sono le due. E
l'ho scritta, è una maestra nel fiore di Dio. Come si aiuti qui, come si aiuti. Quanto sei bella. E quanto sei brutto. Non ti voglio tanto. Arrivederci, bella Frastita! Addio, bel cavaliere! Ti piace, eh? Urla Luca. Beh, sono contento, perché Frastita è mia! Si sente dei passi che si avvicina. Avete davvero un bel mulino. Voglio questo mulino. Pensa il governatore come un bambino capriccioso. Mi vendereste il vostro mulino? Oh, per carità, questo mulino è mio e di mio marito loro. Io voglio il mulino, signor governatore. Questa è la moglie del governatore, che lo richiama il mulino. Arrivo. Arrivederci, bella Frastita, e ci rivedremo. Tornerò a trovarvi. Salite, governatore, dobbiamo partire. Va bene, stati calma. Arrivederci, Frastita. Arrivederci, ma adesso, al lavoro! Thank you.
giunge a udito anche una ragazza più in alto. Mi riempire solare, volentieri. Thank you.
minuti. Sedete. Avrete caldo. Vado a prendere qualcosa per rinfrescarmi. Volete dell'uva? Signor governatore. Thank you.
arriva la sera. Thank you.
Thank you.
sentono dei passi. E tu e poi il governatore che è venuto al mulino a prendersi il mulino e la sua bella mulina. Thank you.
musica. Quello che trova in casa, un camicione da notte di Dumas. Dalla prigione, è invaso, è tornato a Lillino a cercare la sua bella fraschina. Ma la porta aperta, perché? Che cosa è capitato? Che cosa troverà dentro? Fraschina morta? Oppure... vuole entrare? Il vestito del governatore.
preso il tuo figlio e la mia bella postiglia. Luca si è disperato. Comincia a camminare e tempettare proprio come i governatori. Il governatore intanto è distratto. È lì, nella casa di Lucas, e non ha più i suoi vestiti. Decide di seguirlo, anche in camicione da notte. Troppo freddo, mi prendo malato. Si scalda vicino, ma non sa che fare. Legge il libro e gli ha lasciato Luca. Lorenzo, il libro. Si sente perduto. Attenzione, che ora la storia finisce velocissimo e tutto si conclude in pochi istanti, perché al mulino sta arrivando la guardia che sta seguendo Lucas. Prova chi? Qualcuno col camicione di Lucas e comincia a picchiare del mio pensamento.
urla una voce. Chi è? È la moglie del governatore, che è tornata al mulino riportandosi Lupis. Voi, Garbugli, uscite da quella casa e andate. E anche voi qua, via. È venuta a riportare Lucas, perché lei di Lucas e del mugnaio non sa proprio che farsene. Andate. Signora Fraschisi, signora mugnaio, prendete. Sono venuta a riportarvi vostro marito, non so perché, ma questa notte era in casa mia. E invece sono venuta a riprendere il mio legittimo marito. Questa sera faremo il conto. Vieni. Addio, signora Fraschisi, e scusatemi il vestito. Arrivederci, signora governatrice. Anche con te, Lucas, questa sera dovremo fare il conto. Mi dispiace. Mia cara Fraschisi, che so, capisco che cosa è stato. La colpa è tutta del governatore. Guarda, il territorio. Vieni. E si abbracciarono felici come bambini. E da quel giorno vissero per sempre. Felici e contenti.